Buonasera a tutti gli ascoltatori del Corriere Etrusco, ultimo appuntamento con il Capodanno Toscano 2023, iniziativa organizzata dall'Associazione Area 57 Onlus in collaborazione con la Regione Toscana, con il Consiglio della Regione Toscana. E oggi abbiamo invitato Fabio Canessa, professore di scuola alle superiori, critico cinematografico e esperto di storia medievale, per affrontare un tema che non si era mai affrontato durante queste trasmissioni, e cioè una delle figure più importanti della storia di Firenze e della Toscana, e cioè Dante Alighieri. Buonasera, Fabio, come stai? Buonasera. Come ci spieghi come Dante Alighieri entra all'interno di questa storia del Capodanno Toscano, dell'Annunciazione e di tutte le vicende di Firenze, ecco? Mi sembra che sia quello che c'entra più di tutti, nel senso che Dante Alighieri è il più toscano, il più fiorentino dei poeti, in tutti i sensi, nel senso anche che la sua opera parla di Firenze, parla di tutti i fiorentini, ed è al tempo stesso anche il poeta più universale del mondo, da sempre, perché hai visto che 2 anni fa, nel 2021, si è festeggiato il settecentenario della cecità, Settecentenario della morte, della morte di 1821, ed è sì. stato festeggiato in tutto il mondo. C'è perfino una lettera apostolica sulla commedia di Papa Francesco, e poi tutti i dantisti del mondo. Insomma, quando fanno la top 10 o anche la top 5 della letteratura, Dante Alighieri figura al primo posto o al secondo. A volte c'è William Shakespeare al primo posto e al secondo Dante, o viceversa. In genere nei paesi di lingua anglosassone, insomma, c'è Shakespeare, nei nostri invece c'è Dante, ma insomma è assolutamente ai vertici della universalità. Quindi il più locale, il più toscano, il più fiorentino, è anche il più universale. Hanno scritto su di lui i più grandi poeti e critici. Osip Mandelstam, il grande poeta russo, ha scritto un testo su Dante straordinario. Il più grande critico letterario del Novecento, Gianfranco Contini, si è occupato soprattutto di Dante. Eric Auerbach, insomma, Harold Bloom, Importantino. che ha scritto il canone occidentale, ha messo Dante al primo posto, appunto. E quindi è una figura che ha fatto diventare davvero la Toscana universale, tradotta in tutto il mondo, amato in tutto il mondo, studiato in tutto il mondo, e anche non solo dal punto di vista letterario, ma anche dal punto di vista della storia. Un critico tedesco, non mi ricordo come si chiamava, che voleva criticarlo, disse: beh, insomma, la Divina Commedia non è un poema, è la Gazzetta di Firenze, perché a ogni canto ci trovi 5 o 6 nomi di fiorentini che sono andati completamente perduti e non sapremo neanche che sono esistiti se Dante non li riesumasse. A volte sappiamo qualcosa perché abbiamo dei documenti storici, a volte invece sappiamo soltanto il nome e non sappiamo chi erano questi personaggi. Quindi, in un certo senso, una fetta di mondo, tutta toscana, tutta fiorentina, è salita ai vertici della storia, della letteratura, della popolarità, perché è stata immortalata dai versi di Dante. Compresa la politica, cioè noi nella politica che racconta Dante vediamo un po' i germi e l'inizio di tutto quello che poi succederà in Italia. Il campanilismo, le divisioni, le guerre civili, le fazioni opposte, Guelfi e Ghibellini, che poi diventeranno Guelfi bianchi e Guelfi neri, e tutte le magagne che prendono insomma origine da questa disfida. E poi anche le origini di quella Firenze, che è quella grande Firenze che in questi giorni facevano vedere i giornali, no? Nelle vacanze di Pasqua era zeppa di turisti. Ecco, quella Firenze lì è stata cominciata a costruire quando c'era Dante. Dante ha visto cominciare a costruire
l'attuale Duomo, è stato battezzato nel battistero che c'è ancora, quindi è insomma uno dei rari casi in cui la località e l'universalità si incontrano e raggiungono un livello di eccellenza e artistica e di importanza storica e anche monumentale, nel senso che noi, i turisti che in questo momento sono a Firenze, possono ancora vedere quello che ha visto Dante. I mosaici, per esempio, del battistero a cui Dante si è ispirato per la Divina Commedia, il suo ritratto, i luoghi insomma, che lui ha visitato. Quindi questo ha una importanza anche turistica colossale. Hanno ricostruito una casa di Dante farlocca, perché la casa di Dante è andata distrutta. Ma l'hanno ricostruita esattamente lì dove era, e la gente paga il biglietto, la va a vedere. E di fronte alla chiesa dove sarebbe sepolta Beatrice, dove senz'altro Beatrice si è sposata. Quindi una grande mitologia di tutto questo, che appunto ha portato, hai visto quante manifestazioni, convegni, cose scolastiche. Pupi Avati ha girato un film su Dante, insomma, tutti i grandi dantisti hanno scritto un libro. Nel 2023, nel 2021, da Giulio Ferroni a Marco Sant'Agata, Alberto Casadei, insomma, tutti, anche gli storici, Alessandro Barbero, Marcello Veneziani, tutti hanno scritto un libro su Dante che è più vivo e più attuale che mai. E quindi è un fenomeno prodigioso, io direi assolutamente unico. La toscanità di Dante è paragonabile soltanto a quella di Pinocchio. Ecco, Pinocchio è un altro, e con Lodi è un altro elemento di toscanità che è diventato universale e che è tradotto in 300 e passa lingue e stati del mondo. Ma insomma, dove appunto si dimostra che non quando tu fai qualcosa che è un po' internazionale, che è standard, ma quando fai qualcosa che è molto, molto locale, molto aderente alla cultura e al territorio in cui l'artista è nato, è quello ha più possibilità di diventare universale, soprattutto quando c'è il talento di un poeta di quel genere, insomma. E ti dicevo, ecco, per esempio, il discorso di Guelfi Ghibellini, si parla tanto anche a scuola di educazione civica, di dove hanno origine le nostre divisioni, fascismo e comunismo, la destra e la sinistra, e i pisani e i livornesi perfino, cioè l'idea che l'Italia sia sempre stata un po' divisa in fazioni risale giusto appunto a quel periodo lì, e ce lo ricorda un cronista di quell'epoca che si chiamava Dino Compagni, che ha scritto una cronaca dove racconta come è nato E come è nata? Perché da quello che ho capito, come al solito, c'era di mezzo una donna in questa Sì, una vicenda. donna brutta c'era di mezzo Una donna stavolta, brutta. perché è il contrario di Enola di Troia, che era bella Sì. e che ha fatto nascere la guerra, e questa invece la guerra l'ha fatto nascere una donna brutta. Nel senso che il dissidio cominciò nel 1216 fra due famiglie, i Buondelmonti e gli Amidei. Questi erano, così si chiamavano queste due famiglie fiorentine. E un rappresentante dei Buondelmonti, certo, Buondelmonte, Buondelmonti, aveva accoltellato uno degli Amidei, senza ucciderla, della verità, ma insomma l'aveva accoltellato, e quindi all'epoca la vendetta era quasi, insomma, punto d'onore. E allora lui, per riparare, accettò di sposare una degli Amidei. E in una chiesa che c'è ancora vicinissimo a Ponte Vecchio, che si chiama la chiesa di Santo Stefano. E però la grande umiliazione degli Amidei fu che lo sposo, cioè Buondelmonte, Buondelmonti, non si presentò la mattina al matrimonio e lasciò la sposa in lacrime e gli Amidei umiliati. E Dino Compagni, nella cronaca, dice che la sposa era brutta come una scimmia, dice lui, e allora il Buondelmonte non si presentò. Naturalmente, grande riunione degli Amidei la sera, dove decidono che cosa fare per vendicarsi, e fra gli Amidei ce ne sono molti che votano per uccidere Buondelmonte.
insomma, la maggioranza dei voti va per l'uccisione di Juan del Monte, finché a un certo punto, prima che finisca questa riunione, ci ripensano e dicono: no, ma qui inneschiamo un percorso di sangue che non finirà mai, e poi loro ammazzeranno uno di noi, e poi noi un altro di loro, e qui non si finisce mai. E stavano quasi per ripensarci quando uno degli amidei, un certo Mosca, ne parla Dante, perché lo manda naturalmente all'inferno, L'inferno. disse la famosa frase: cosa fatta capo a? Come dire, ormai abbiamo votato, è venuto fuori che lui va ucciso e non si può tornare indietro con la decisione. E allora, proprio in questo periodo, il lunedì di Pasqua, il giorno di Pasquetta, del 1216, gli Amidei, un gruppo di Amidei aspettò che passasse da Ponte Vecchio, Buondelmonte, da cavallo. La mattina lo disarcionarono, lo accoltellarono, lo uccisero, e così cominciò questa disfida che non finì mai più. Quindi cominciò da questo fatto, perché poi si pensa sempre che la politica vada sulle idee, e si dice comunemente, parlando insomma grossolanamente, che, e questo è vero naturalmente, che i ghibellini erano per l'imperatore e i guelfi erano per il papa, ecco, grosso modo. Sì, però sarebbe Questo rimasta una questione politica, circoscritta alla politica. sì, ma in realtà i ghibellini non erano per Neanche. l'imperatore, che non sarebbe mai venuto, erano in realtà per una politica libera dal Papa. I guelfi erano effettivamente per il Papa, ma insomma tutto nasce da questa cosa qua. Pare che il maestro di Dante, Brunetto Latini, fu quello che dette il nome di guelfi e di ghibellini, che vengono, figurate, dalla Germania. Wibeling era un castello dove abitavano gli Hohenstaufen, una famiglia molto anticlericale, e invece Welf erano i duchi di Baviera, che erano molto clericali, molto amici del Papa. Quindi da Welf deriva Guelfi, e dai Wibeling i Ghibellini. Insomma, così comincia la storia. E poi così comincia anche per Dante stesso, appunto, quella serie di liste di proscrizione che c'erano, insomma, per cui se vincevano i Guelfi, i Ghibellini andavano cacciati da Firenze e le loro case rase al suolo. Tu pensa che Piazza della Signoria, quella che noi conosciamo, dove c'è il municipio, è nata proprio dalle caste di Ghibellini. Quando Renzi, sindaco, una decina d'anni fa, quant'è, forse poco più, fece rifare la pavimentazione di Piazza della Signoria, trovarono le fondamenta delle case di Ghibellini cacciati, degli Uberti, di tutte quelle famiglie là. Quindi la Piazza della Signoria è nata dall'aver abbattuto le case di Ghibellini. E quando poi i ghibellini furono definitivamente sconfitti e cacciati, e i guelfi furono i trionfatori, anche lì ci fu un'ulteriore divisione: i guelfi bianchi, che erano diciamo un po' più vicini ai ghibellini, e i guelfi neri, che erano guelfi guelfi, e si ricominciò da capo. Dante faceva parte dei guelfi bianchi e fu naturalmente esiliato quando vinsero i guelfi neri. Però lui stesso poi prima aveva esiliato gli altri quando aveva vinto lui. Quindi insomma era un mondo che andava un po' in questo modo, era una politica che ha gettato le basi per molti nostri vizi e usanze che abbiamo ora, la corruzione, no? Gli esiliati erano accusati di baratteria, i barattieri erano poi i corrotti, quelli che barattano soldi o piaceri, eccetera, con concessioni, permessi. Quindi ci sono anche lì, oltre alle basi della nostra cultura, della nostra letteratura, della nostra poesia, ci sono anche le basi della storia, della politica, di una Firenze che appunto è universale anche in questo, no? La sua politica poi è diventata lo specchio e il riflesso di tutta quella che poi è stata la politica occidentale, europea, dal Medioevo in poi. Capito. Interessante. E questi documenti dove si narra di Dante che viene allontanato, espulso da Firenze, si direbbe ora, no? Esiliato. Esiliato, dunque c'è un libro che io ho qui, ma pesa 3 quintali, te lo faccio anche vedere, è una cosa enorme, eccolo, vedi questo? Questo Ho è un letto libro questo, enorme. è il chiodo, giusto? Oh, bravissimo, questo è il 34 libro per di... 34 è la versione originale.
centimetri. Bravissimo. Allora, questo è il libro del chiodo. Il libro del chiodo è il libro dove ci sono state scritte anno per anno tutte le, come dicevi tu, le espulsioni, tutti gli esili. Cioè, si chiama così il libro del chiodo perché era attaccato, vedi questa parte qua, era attaccata qui con un chiodo al muro del comune di Sì, Firenze. E questo è l'albo pretorio al contrario. è. Sì. Invece di Si chiama dire del chi entra, chiodo. chi si sposa, c'è scritto chi No, se ne questo va. invece è chi viene cacciato, è peggio. Cioè, il Capito? chiodo era effettivamente esisteva e c'è ancora nel comune di Firenze, l'hanno tenuto da qualche parte, c'è il chiodo vero di quegli anni là. E questo libro qua va dal 1268, pensa, quando Dante aveva 3 anni, perché è nato nel 65, fino al 1379, quando ormai Dante era morto da un bel po'. E contiene tutte le, sia perché, ti dicevo, il chiodo era appeso al muro con un chiodo, sia perché il chiodo dava un po' l'idea della inflessibilità della condanna, no? E quindi questa è la riproduzione anastatica in dimensione originale, quella vera, questa è cartone, ma quella vera è fatta di cuoio, sono assi di cuoio che tenevano questo affare, e se io lo apro, ecco, è fatto così, come vedi, poi tu lo... Scritto ovviamente a penna, certo. Scritto naturalmente appena, ovviamente, perché Gutenberg ancora non c'era, e la prima pagina vedo appunto il primo esiliato, 1368, è un certo Donatum De Albertis, poi Lapum Ammoniti, poi Lapum Blondum, tutti accusati di baratteria, e l'ultimo, in fondo, è un certo Lapo di Castelgonchio, ecco, nel 1379, e ci sono tutti gli esiliati. All'interno troviamo anche quindi Dante Alighieri, che Bravo, e abbiamo infatti visto. all'interno, ecco, se lo facciamo anche Sì, vedere. tanto c'ho anche la foto con la freccia, l'ho Appunto, fatta. Eccola ecco, qua, per chi insomma eccola qua, c'è ci vede. scritto Dante Alighieri, lo vedete? Che c'è anche la freccia lì, quello è purtroppo non è la firma, perché noi non abbiamo l'autografo di Dante Alighieri, non sappiamo neanche che grafia avesse. Quella è la scrittura dell'impiegato del comune di Firenze del 1302. Eccola là. La firma di Dante, cioè la firma, Il il nome. nome di Dante Alighieri, che è appunto, che viene esiliato il 27 gennaio del 1302, e viene esiliato. E poi il 10 marzo del 1302 viene addirittura condannato a morte se ritorna a Firenze. Eccolo, Condannato questo. naturalmente per resistenza al tentativo di Bonifacio VIII di estendere il dominio della Chiesa anche su Firenze e sulla Toscana in generale. Poi Queste qui sono le pagine, ora diciamo, l'occasione. per chi sta guardando, queste sono le pagine del chiodo con la condanna del 27 gennaio del 1302 e del 10 marzo del 1302, quella appunto nella quale poi viene esiliato definitivamente con la condanna a morte. Eh sì, è un documento storico prezioso perché è un documento anche suggestivo. C'è per esempio il padre di Petrarca, il babbo di Francesco Petrarca, fu anche lui esiliato insieme a Dante Alighieri. Nessuno lo sa, ma i due si conoscevano, Dante Alighieri e Ser Petrarco, il papà di Petrarca. E anche lui c'è il suo nome, c'è il nome di Lapo Salterello, che è un corrotto fiorentino che Dante nomina in quanto corrotto appunto. Nel paradiso, per dire che Cacciaguida, il suo antenato, dice che oggi non ci sono più gli uomini di una volta, c'è Lapo Salterello. Quindi noi abbiamo diciamo, una corrispondenza storica preziosa. È chiaro che è un archivio abbastanza arido di nomi, ma è molto suggestivo l'idea che abbiamo ancora i documenti del comune di Firenze dell'epoca che attestano tutto questo. E appunto, questa anastatica, questa copia anastatica del libro del chiodo è abbastanza curiosa e Quindi anche si molto. possono fare anche dei confronti tra i nomi che sono nella commedia e i nomi che sono nel chiodo. Sì, e come? Li troviamo infatti. Li troviamo e come? Questo Lapo Salterello che ti dicevo è un esempio di famoso corrotto che dice Dante, lo troviamo infatti esiliato. Poi troviamo anche
Invece alcuni che prima erano dei Guelfi integerrimi e poi invece vengono esiliati anche loro, un po' come succede a volte, no? Succederà nella storia, la rivoluzione francese, che molti di quelli che mandavano a ghigliottinare i traditori poi sono stati a loro volta ghigliottinati e sono passati dall'altra parte. Quindi c'è una grande insomma, lezione di storia, di civiltà, di cultura, di educazione civica, come si dice oggi. Insomma, sarebbe bello quando si fa educazione civica al liceo far vedere il libro del chiodo ai ragazzi, e, insomma, perché ci sembra che Dante sia un po' sospeso nelle pagine dei suoi libri, invece poi lo ritroviamo nei documenti dell'archivio Era un del. uomo come tutti noi e aveva i suoi problemi legali, Più di praticamente. noi, perché insomma era condannato a morte, quindi ce l'aveva e come. E questo è il motivo per cui noi di Dante sappiamo poco, cioè la sua biografia è in gran parte lacunosa e non chiara, e soprattutto perché la sua opera è andata dispersa. Mentre le opere di tanti suoi contemporanei noi ce le abbiamo, anche gli autografi, noi abbiamo l'autografo di Petrarca, di Boccaccio, ma anche di gente dell'epoca dantesca e anche di gente precedente. Lui è stato tutto disperso, i suoi beni sono andati all'asta, lui non è più tornato a Firenze, c'è stata una specie di damnatio memoriae di Dante, quindi del più grande rappresentante della nostra cultura. Purtroppo non abbiamo niente, non abbiamo documenti suoi o una firma o qualche cosa. Però abbiamo tutto questo contorno che lo rende ancora più, un contesto che lo rende ancora più no, misterioso, più suggestivo, più affascinante, insomma, più anche da un punto di vista storico e politico. Insomma. Dante, dal punto di vista politico, era uno strano personaggio, nel senso che aveva una posizione politica. Lui si diceva guelfo bianco perché qualcosa doveva dire, ma in realtà lui era abbastanza fuori dalla storia da questo punto di vista, perché Dante era per l'imperatore, voleva che in Italia tornasse a comandare il Sacro Romano Impero, e infatti cercava di convincere Arrigo VII di Lussemburgo, l'imperatore, a scendere in Italia, a venire insomma, a prendere il potere nel disinteresse generale. Poi Arrigo VII venne, lui gli scrisse anche delle lettere. Arrigo VII venne e non dovette nemmeno combattere. Nessuno lo considerò e morì, si ammalò durante il viaggio e morì, figuriamoci, fu lessato a Suvereto, pensa, il suo corpo, e poi ora ancora è sepolto nel Duomo di Pisa, Arrigo VII di Lussemburgo, sotto una bellissima tomba scolpita da Tino da Camaino. Ma ecco, era una posizione, quella di Dante, estremamente anacronistica. È come se io dicessi oggi che in Italia io non voto né il PD, né Fratelli d'Italia, né 5 Stelle, ma voglio il re, voglio la monarchia. Ecco, lo posso anche dire, ma non c'è nessuno che mi viene dietro, non esiste un partito monarchico. E quindi io posso anche essere per il re, ma non ho nessuna speranza di essere accontentato. E così un po' era lui. Era molto critico nei confronti della società sua contemporanea, un po' di tutti i partiti, e sognava un ritorno alla monarchia, come diceva lui, nel De Monarchia, alla monarchia, all'imperatore, ma insomma, ed era molto arrabbiato, e anche questo è curioso, con il nuovo ceto, cioè Firenze, si era molto rinnovata proprio nel periodo in cui vive Dante, aveva rinnovato le classi sociali, e la vecchia aristocrazia era molto in decadenza, e prendeva invece campo il ceto mercantile, cioè i grandi commercianti, grandi mercanti. Quelli che poi hanno reso realmente ricca Firenze, perché. Bravo, quelli che hanno reso Firenze è quella che noi vediamo oggi. I vari palazzi qui e là, Palazzo Medici Riccardi, Palazzo D'Avanzati, Palazzo Davizi, Palazzo Pitti, Palazzo qui, Palazzo là, tutti grandi, la grande Firenze che i turisti in questi giorni vanno ad ammirare è quella fatta da questa gente, da questi mercanti, da questo ceto che poi la farà così nel 400. E Dante invece, un po' per motivi morali, cioè il mercante non è un mestiere che piace a Dante,
insomma, bisogna lavorare, bisogna guadagnarsi da vivere in un altro modo. Il mercante maneggia quattrini, fa i soldi in maniera un po' usuraria e soprattutto ha anche una condotta di vita che non va bene perché abbandona la famiglia, viaggia, va in giro qua e là, no? Pensa anche papà di San Francesco. Pietro Bernaldone era un mercante, era una specie di stilista dei nostri tempi, insomma, un mercante Stoffa. importante di Assisi che commerciava addirittura con Parigi. Insomma, uno andava là, abbandonava la famiglia e quando tu stai Certo, lontano. allora non c'era, non essendoci nei treni a alta velocità, negli aeroplani, il viaggio non durava 5 minuti. No, stavano fuori casa tantissimo, con conseguenze, secondo Dante, naturalmente la famiglia, lui non è che. Avrà trovato qualche donna dove andava, la moglie magari a casa lo stesso, e quindi era un modo per disgregare la famiglia, era un modo per fare soldi, era un modo per disgregare quella società in cui Dante credeva, e quindi e poi era anche un modo per Dante, per esempio, ne parla anche in vari punti. Ci fu un alto tasso di suicidi nell'epoca. Perché la Firenze ricca, ovviamente l'hanno fatta i commercianti a cui è andata bene, ma quelli a cui andava male si suicidarono e ci fu un alto tasso di suicidi. Un suicida che Dante incontra in un canto dell'inferno è un suicida fiorentino che dice: io feci detto a me nelle mie case, cioè io mi impiccai in casa mia, ed è evidentemente uno di quei mercanti falliti. Quindi se fai il mercante va molto bene o va molto male, se va molto bene tu quintuplichi il patrimonio e anche quello per Dante non è una bella cosa, non è moralmente bello. Ma se ti va male è anche peggio perché perdi tutto e ti ammazzi. E quindi è un modo di arricchirsi, è un modo di lavorare nella maggior parte della società che Dante non vede di buon occhio e che invece poi, già Boccaccio vedrà in un altro modo e porterà poi a quella che sarà la civiltà dell'umanesimo, quella del Rinascimento e alla grande Firenze che noi oggi ammiriamo, però insomma fu molto avversata da Dante, questo sicuramente. Anche perché comunque l'attività del commercio in quei tempi si scontrava con, che ne so, navi che affondavano di fronte a condizioni meteomarine avverse, brigantaggio, cioè non era, spesso non era neanche colpa del Certo, perché mercante, hai era il toccato un destino. altro tasto importantissimo per Dante. Dante era anche diffidente del mare, del viaggiare per mare, del navigare. Se Dante è morto, è perché non ha voluto navigare. Dante era, insomma, a fare una spedizione, un'ambasceria, insomma, da Ravenna andò a Venezia e non volle tornare per mare perché era molto diffidente. Tornò via terra e mal gliene colse perché via terra beccò invece la malaria di cui si ammalò gravemente. Quando arrivò a Ravenna andò in agonia e morì dopo pochi giorni. Quindi se Dante è morto è perché diffidava del mare, appunto, proprio perché anche lì i naufragi, l'affidare la vita al destino, al caso, eccetera. È un altro tasto dolente di Dante, quello del viaggiare per mare. Altra questione di cui lui diffidava moltissimo, ecco. Quindi siamo sempre in quell'ambito lì, appunto. Ok, c'è qualche altra curiosità che ci vuoi raccontare, che ti viene a mente? L'idea che appunto proprio da Firenze e proprio da un fiorentino che insomma rivendica la sua fiorentinità continuamente e con grande orgoglio, sebbene ce l'abbia con i fiorentini, ma ce l'ha anche con i lucchesi, con i senesi, con tutti quegli altri, quindi con i pisani. È nata ogni forma di letteratura, cioè Dante è un grande sperimentatore, è un grande sperimentatore di generi letterari. Ha scritto di tutto, ha scritto un trattato politico che è il De Monarchia, ha scritto il primo libro di linguistica che è il De Vulgare Eloquentia. Ha scritto un libro, insomma, ha fatto una conferenza e poi è diventata anche scritta di scienze, che è la Quaestio de situ aquae et terrae. Forse ha scritto Il fiore, che Contini gli attribuisce, che è insomma una poesia abbastanza ardita e
e insomma non, è molto scabrosa. Poi ha scritto La vita nova, che è il primo tentativo di fare un libro di poesie che sia anche un romanzo, perché per metà prosa, per metà poesia e anche autobiografia. Ha scritto Le rime pietrose, che è un'altra cosa diversa, stranissima, molto più erotica e molto più ardua anche dal punto di vista dei versi, se li fa Arnaud Daniel, grandi poeti. E poi ha scritto Il convivio, che comunque voleva essere un trattato di filosofia con delle poesie. E poi nella Divina Commedia ha sperimentato un po' tutti i generi letterari, da quello comico a quello alla preghiera, al grottesco, insomma, è difficile trovare qualche cosa che non sia iniziata con Dante. Non è soltanto il padre della lingua, il padre della letteratura, nel senso, come si dice, un po' scolastico, ma è davvero quello a cui si sono rifatti tutti, poi dopo. E voglio dire, perfino Pasolini nel Novecento, o ecco, la sua straordinaria e inesauribile vena. Se poi pensi che è morto a 56 anni, e quindi relativamente giovane, eppure ha scritto tantissimo e ci ha lasciato un capolavoro immortale come Le tre cantiche della commedia, insomma, è un personaggio da cui non si può prescindere e un grande, insomma, anche manipolatore del linguaggio, l'espressionismo linguistico, anche nella sua opera c'è di tutto, dalle parolacce più turpi alle preghiere più sublimi, dai diavoli che scorreggiano a Vergine Madre, figlia del tuo figlio, da un'idea visionaria dei ruffiani e dei lacchè che sono immersi nella merda all'inferno e che con scritto merda, non lo dico a caso, rarefazione più astratta e sublime di certi canti del paradiso, a spiegazioni scientifiche arzigogolate, perché Dante era anche uno che sapeva tutto della scienza del suo tempo, come il secondo canto del paradiso, quello famoso delle macchie lunari, molto arduo, a bellissime storie d'amore come quella di Paolo e Francesca, insomma, è un serbatoio inesauribile Dante, da cui puoi attingere per qualsiasi genere letterario, per qualsiasi forma diciamo di contenuto, e anche per qualsiasi soluzione linguistica e stilistica, perché Dante non ha uno stile di Dante, ha molti stili. Petrarca sarà un poeta straordinario, ma c'è uno stile solo, è molto monotono in questo senso. Dante ce li ha tutti. E li interseca, li intreccia, li mescola, li manipola, ha un grandioso senso dell'umorismo e al tempo stesso un senso del tragico. È teologia pura, perché insomma c'è un Dante teologo di cui ha parlato anche molto Monsignor Ravasi. Insomma, è la sua opera sono 700 anni che la studiamo e ancora Sì, ne siamo venuti a capo. infatti, Capito? dopo E ancora gli 700 anni studiosi, ancora la studiano e ne ancora gli scoprono. studiosi, ma non solo la studiano, ma si accapigliano, dicono: no, ma questo non è suo, non so, la lettera, c'è una famosa lettera, Epistola a Can Grande della Scala, dove lui spiega anche un po' la sua opera. Metà dei dantisti dicono l'ha scritta Dante, l'altra metà dicono: no, non è sua, è un apocrifo, cioè uno che si è firmato Dante, ma è un bugiardo, è un falso. Il Fiore, Gianfranco Contini, dice che è scritto assolutamente da Dante, altri dicono di no. Quindi anche la Quaestio de situ aquae et terrae, cioè l'opera scientifica, qualcuno dicono che è di lui, altri di no. Quindi è ancora vivissimo proprio, anche proprio nel dibattito letterario, negli studi. Dante fu anche un soldato, ha combattuto nella battaglia di Campaldino e a quanto sappiamo
È stato anche un soldato valoroso, ha combattuto in prima fila tra quelli che, insomma, l'assedio della Rocca di Caprona, insomma, in una vita piuttosto breve e anche abbastanza misteriosa. Noi sappiamo pochissimo, per esempio, del Dante in famiglia. Gemma Donati, la moglie, non sappiamo praticamente niente di lei. Dante non la nomina mai, non solo nella Commedia, ma neanche nelle altre opere. Un po' più sappiamo dei figli, Pietro, della figlia che si è fatta suora. Però, insomma, quest'idea che Dante sia da una parte il più conosciuto e il più presente dei poeti, perché di lui abbiamo tutto, ci è arrivato tutto. Abbiamo tutta la Commedia, tutte le altre opere, cioè dal punto di vista letterario, noi abbiamo tutto di Dante. Ci manca Ma dal Dante, punto di via. vista della... Dico, abbiamo tutte le opere di Dante, ci manca la vita di Dante. Ci abbiamo È quello che lo poco. rende affascinante. È quello che lo rende affascinante perché tu hai l'anima di Dante nei suoi versi e hai tutto, e quindi ti emoziona moltissimo, e però la vita non ce l'hai. Quando hai di un poeta invece tutta la vita, ma non hai l'opera, non emoziona, anzi annoia. Di un poeta latino grandissimo, dicevano, che si chiama Ennio e che è un po' il Dante latino, è il padre della letteratura latina come Dante lo è di quella italiana. Di Ennio sappiamo la vita benissimo, sappiamo tutto, e non abbiamo invece neanche un'opera, qualche verso qua e là citato. E quello non è interessante, perché chi se ne frega di sapere la vita di uno che non, di cui non c'è niente da leggere. E invece è molto struggente interrogarsi sulla vita di uno che invece ti sembra di conoscere e di avere familiare come appunto il padre Dante. Insomma, perché Dante ora viene studiato a scuola, è complicato perché naturalmente lui la Divina Commedia l'ha scritta 700 e passa anni fa e quindi ci vogliono le note, perché la lingua è cambiata enormemente, perché è difficile, perché fa riferimenti storici di gente che non conosciamo più, però al tempo stesso, a quei tempi, quando Dante l'ha scritto, Dante non era un poeta d'élite, era un poeta molto popolare, che conoscevano tutti. Anche se la maggior parte della popolazione non sapeva leggere, Dante veniva ascoltato e recitato nelle piazze. Anche i contadini, anche gli analfabeti conoscevano i canti di Dante. Anche perché se ci metteva dentro i nomi delle persone, le storie, gli aneddoti di persone che a quell'epoca erano conosciute, uno era anche solo per curiosità, dice, mi fa sentire Dante che cosa ha detto di Tizio, di Francesca? Francesca era una cosa a quei tempi conosciutissima e quindi era un poeta assolutamente popolare, era un poeta di tutti. Noi lo sappiamo perché nelle edizioni che noi abbiamo e che abbiamo trovato del Medioevo, della Divina Commedia, per esempio, mentre non so, di Petrarca abbiamo soltanto edizioni di lusso, vuol dire che era letto dalle persone colte, e di Boccaccio abbiamo soltanto edizioni di mezzo, che non erano né di lusso né popolari. Di Dante abbiamo ogni tipo di edizione. Cioè c'era un Dante che costava, fai conto, 5 euro e c'era un Dante che costava 1000 euro. Magari un'edizione un po' come questa, tipo appunto tipo Leone del Chiodo, Una che cosina sobria che si porta bene sarà dietro. costata moltissimo, tutta illustrata, con le cose miniata, che se la potevano permettere i nobili. E poi abbiamo edizioni di Dante per tutte le tasche. E quindi significa che aveva ogni tipo di lettore, ogni tipo di ceto lo conosceva, lo leggeva. E ancora, dopo 700 anni, rimane quello più grande, più letto e più Quello che mi conosciuto. dovevo più conosciuto. Ok, con questa frase credo che si possa concludere il collegamento e ringraziamo Fabio Canessa per la disponibilità, insomma, per averci raccontato Grazie a te, grazie a voi. quest'altra storia molto interessante di uno dei personaggi più importanti del 1200, 1300, no, quando è morto? È nato nel Ho 1265 detto e è bene. morto nel 1321, quindi siamo a Ok. cavallo A tra. È cavallo tra il 1200 e il 1300, vissuto più nel 200 che nel 300.
E ringraziamo l'associazione Area 57 Onlus che organizza ogni anno queste iniziative insieme al Corriere Etrusco e il Consiglio regionale della Toscana che ci ricorda che fino al 1749 in Toscana l'anno civile iniziava il 25 marzo e non il 1 gennaio, che è iniziato quindi dal 1582 con il calendario gregoriano. In quanto la Chiesa aveva collocato per l'appunto la festa dell'Annunciazione in corrispondenza al nono mese antecedente alla nascita di Gesù, una cosa che ricordo sempre volentieri perché si parla sempre di questo Capodanno toscano, Capodanno dell'Annunciazione, ma il motivo anche in quel caso è sempre di quel ragazzo di cui abbiamo ce celebrato la Pasqua in questi giorni. E quindi niente, ringraziamo ancora Fabio Canessa e invitiamo tutti all'anno prossimo, alla prossima edizione di questo Capodanno dell'Annunciazione e un saluto a tutti da Giuseppe Trinchini. Buona serata a tutti, arrivederci Fabio.